Ciao a tutti amici di eximardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare il Logitech G400S, la versione rinnovata del famosissimo G400. Partiamo subito dall'analisi della confezione. Nella parte frontale possiamo trovare il logo dell'azienda, il modello del mouse e un'immagine illustrativa del prodotto. Inoltre, tramite una comoda apertura avremo la possibilità di visualizzare il prodotto contenuto all'interno. La scatola ai lati ci riporta le varie caratteristiche tecniche, le varie specifiche riguardanti il prodotto, che vedremo nel dettaglio nel corso della recensione scritta sul nostro sito www.extremehardware.com. Procediamo dunque all'unboxing del prodotto. Procediamo a tagliare questo sigillo di plastica e ad estrarre il mouse dalla confezione. Il mouse è ospitato in un blister di plastica e di cartone. All'interno troveremo il bundle. Eccoci qui. Come possiamo vedere, è ospitato abbastanza saldamente all'interno della confezione. Ok, ci siamo quasi. Procediamo ad estrarlo da questa blister ed eccoci qui. Vediamo il bundle che cosa contiene. Dunque, troveremo ovviamente la manualistica con un setup guide e le informazioni principali riguardanti il prodotto e semplicemente il mouse. Come possiamo vedere, il mouse, come anche il predecessore, ha un'impugnatura palm grip che permetterà anche alle persone con una mano grande di poter sfruttare al meglio questo mouse. Il design è migliorato, la grafica anche è cambiata. Adesso troviamo il nuovo logo della serie gaming di Logitech stampato nella parte superiore del mouse. Troviamo la rotellina di tipo cliccabile rivestita in gomma e al di sopra e al di sotto della stessa troviamo due pulsanti che ci permetteranno di variare i DPI del mouse, che vanno da un minimo di 400 ad un massimo di 4000. Inoltre troviamo un ulteriore pulsante che potremo configurare tramite il software di gestione e due pulsanti avanti e indietro sul lato sinistro. Inoltre il lato sinistro è dotato di una comoda scanalatura che ci permetterà di appoggiare il pollice quando non dovremo cliccare i seguenti tasti. Nella parte destra troviamo una piccola scanalatura che ci permetterà, quindi insieme a quella di sinistra, di mantenere un'ottima ergonomia sul mouse. Al di sotto troviamo il nuovo sensore, che comunque è una rivisitazione del precedente sensore sul Logitech G400, che era un 3095. Invece in questa versione troviamo l'S3095, che è una versione customizzata e rivisitata del sensore. La Logitech sul proprio sito lo descrive come sensore Delta Zero, ma in effetti è un Avago S3095, come abbiamo detto. Inoltre il cavo non è rivestito in treccia di tessuto e il connettore non è placcato in oro. Detto questo, vi rimandiamo per ulteriori immagini e la recensione scritta sul nostro sito www.extremehardware.com. Un saluto a tutto lo staff.